Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 86. I giorni passarono e fortunatamente Sara stava bene, zero possessioni. Ogni tanto parlavamo tutti con Giulia e ha convinto il capo di lasciare un po' di tempo a Sara con la famiglia prima di sterminarla. Il tempo necessario per l'attacco. Ciao a tutti, oggi vi spiegherò bene bene il modo per sconfiggere questa maledizione, per sempre. Vai Giulia, dici tutto, disse Teo. Allora, questa cosa è molto pericolosa, perché dovete unirvi nel mondo dei morti con me, ovvero solo una persona però, cioè Sara. Voi dovete combattere da qui. Come facciamo a combattere dal mondo dei vivi? Vedi Teo, volete spezzare la maledizione, e non è una passeggiata. I demoni più oscuri cercheranno di impossessarvi pure voi. E non dovete fare altro che resistere e mettervi a riparo. Vedrete cose che un umano non dovrebbe vedere, tipo demoni sotto forma di persone che all'aspetto sono normali, solo che sono o deformi, pieni di sangue, con qualche arto che manca. Insomma, sembrano dei superstiti di una guerra mondiale. O se no ci saranno dei poltergeist, che si manifestano in oggetti che si muovono, che cadono. E quindi voi dovete stare attenti a tutto quello che può accadere di anomalo, insomma. Quanto a te, Sara, te sarai con me e con gli altri bambini. In questi giorni ho parlato con loro di tutto e anche loro, come me, hanno deciso di aiutarvi a sconfiggere il capo. Scusa la banale domanda, Giulia, ma come facciamo a sconfiggere un demone? Sara, qui la cosa è più complicata. Dobbiamo prendere due oggetti di valore estremamente importanti di sua proprietà, ovvero il diario con tutte le foto da piccolo con la sua famiglia. E il diario dei segreti, dove c'è scritto il suo passato, ovvero il suo passaggio tra buono e cattivo. Lui tiene molto a queste cose e mi ha detto che senza di esse non è in grado di mandare avanti la maledizione, perché è come se queste cose lo aiutano a incrementare i suoi poteri. Così se non li distruggiamo, lui sarà sconfitto. Esatto, Sara. Ci sono due problemi, però. Uno è prendere questi oggetti. E due è distruggerli. E dove li tieni? A un medaglione legato al collo. Lì dentro ci sono sia il diario che il portafoto. Un medaglione? Dai, Giulia! I demoni hanno poteri, Sara. Non lo sapevi? Se possono creare maledizioni, possono mettere tutto quello di valore in nascondigli piccoli, tipo il medaglione. Esatto. Come facciamo a prenderglielo? Allora, prendiamo